affilato con basculante. Sono queste oggi le tipologie regine del mercato. Una sfida avvincente per la quale abbiamo scelto il Cartago Tour 138 Lightweight e il Cartago Tour 145H. La principale differenza tra le due tipologie è data evidentemente dalla cabina di guida, originale nel profilato, completamente ricostruita dall'allestitore nell'integrale. Personalizzato dalla nuova ed elegante calandra realizzata da Cartago, il Tour 145H sfrutta, come detto, la cabina originale, come su un Ducato normale e quindi l'accessibilità al gruppo motore. La cabina del motor è invece interamente ricostruita, realizzata in vetroresina sfruttando appositi stampi, ingloba un parabrezza panoramica ed è pensata per offrire la massima panoramicità e comfort a tutto l'equipaggio, in viaggio così come in sosta. Un discorso a parte merita l'accessibilità agli organi meccanici, accessibili attraverso il cofano motore, che possono porre qualche piccolo problema durante le operazioni di manutenzione più complessa. La particolare forma dell'integrale, con la cabina di guida che presenta la stessa larghezza rispetto all'allestimento, lo rende in qualche sorta più facile da guidare. Ecco perché gli specchi retrovisori non hanno bisogno di un braccio allargato per consentire una corretta visione sulla parte della scocca, ma si trovano molto più a filo rispetto all'abitacolo, garantendo al contempo un'eccellente visuale garantita dalla doppia lente a regolazione indipendente. Abbiamo detto di come il motorhome sia particolarmente semplice da guidare per la stessa larghezza di cabina e di cellula. Un discorso simile può essere fatto in questo caso anche per il profilato, seppure la larghezza della scocca, 2,27 m, sia maggiore di quella della cabina di guida, 2,05 m. I due elementi sono raccordati in maniera molto armonica e gli specchi retrovisori del Ducato, ampi, ben posizionati e dotati di braccio allargato, consentono un ottimale controllo delle dimensioni del veicolo, in ogni situazione. Con una lunghezza contenuta in 6,4 metri, ma capace di ospitare 4 persone, è il Cartago C-Tour 138 Super Lightweight. Un veicolo che già nel nome denuncia in pieno la volontà del costruttore di contenere i valori di tara, offrendo un grande carico utile. Il cuore dell'allestimento di questo C-Tour 138 Super Lightweight è rappresentato dal living. Si compone di una semidinetta L che, grazie alla presenza delle poltrone cabina complete di piastre girevoli e di un divanetto laterale, sono molto ben servite da un tavolo centrale pivotante e traslabile in grado di ospitare fino a 5 commensali. I servizi sono posizionati nella parte centrale del veicolo, con blocco cucina a sviluppo lineare completo di colonna frigo, opposto alla toilette dotata di doccia cilindrica integrata, mentre in coda ecco il classico letto matrimoniale trasversale su garage. Il tutto si completa poi con il letto basculante. L'approntamento del letto basculante è semplice e veloce. È necessario infatti reclinare le poltrone della cabina, dotate di sistema di sblocco rapido, e agire sul sistema di blocco del letto basculante. E in pochi secondi ecco un letto matrimoniale di dimensioni corrette e regolari, servito da un oblò, da doppia illuminazione, da un comodo vano portaoggetti che soprattutto lascia interamente utilizzabile gran parte del living anteriore. Il Tour 145H è uno tra i profilati più compatti di casa Cartago a offrire la possibilità di richiedere il letto basculante anteriore. Dotato della classica scocca autoportante Cartago con doppio rivestimento interno ed esterno in alluminio, coibentazione in RTM e doppio pavimento, si propone alla famiglia di 4 persone, grazie ad altrettanti posti letto sempre pronti. La pianta interna, un classico per la tipologia, presenta un ampio living anteriore con semidinetta L, tavolo traslabile, divanetto contrapposto, servizi centrali con il blocco cucina L servito dalla colonna frigo, toilette combibad con doccia integrata e nella parte posteriore il classico letto matrimoniale trasversale su garage. La particolarità di questo veicolo è che il living è sovrastato dal classico letto basculante ad azionamento elettrico. Rispetto al motorhome, il letto basculante è collocato in posizione più arretrata, non in cabina di guida ma al di sopra del living, e quando scende in maniera verticale va ad occluderne la possibilità di utilizzo. Elegante, facile da guidare, panoramico, silenzioso e piacevole da vedere. Il motorhome si conferma la tipologia regina del mercato
e anche questa versione particolarmente compatta, capace di offrire grandi spazi interni per un equipaggio di 4 persone che troveranno adeguati volumi abitabili e di stivaggio. La silenziosità eccellente garantita dalla scocca autoportante e dalla presenza del doppio pavimento che permette una collocazione all'interno di tutti gli impianti di bordo, quindi al riparo dal gelo, fanno di questo veicolo una volta di più una tra le migliori proposte oggi presenti sul mercato in un panorama europeo sempre più competitivo. Stabile, performante, il Tourer 145H è un profilato con basculante che offre un convincente rapporto tra qualità e prezzo. La cabina di guida originale, inutile negarlo, non garantisce la stessa panoramicità provata sul Motorhome 138, ma è più che normale. In ogni caso, la disponibilità di 4 posti letto assicurata dal letto basculante anteriore a movimentazione elettrica e dal matrimoniale posteriore fa sì che questo veicolo risulti appetibile sia per la coppia sia per la famiglia di 4 persone, magari con 2 bambini.